Ben ritrovati cari amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Beh, allora la settimana derby è effettivamente iniziata. Ricordo derby ufficiale 238. C'è sta cosa sempre che, facendo i conti, io non sono un genio in matematica avendo fatto studi classici, però da quando esistono entrambe le squadre, praticamente dal 1908, perché il Milan è nato nel 1899, se tu conti tutti i derby ufficiali dovrebbero essere 242. Invece sono 238. Si vede che è successo qualcosa. Avevo contato, ricontato, contato più volte. Niente, sono 200, questo qua è il 238, non il 242. Insomma, ne mancano all'appello 4. So che quando faccio questo discorso prischiano, facendo un po' il finto tonto, qualcuno si incazza. Ma non ho capito che più si incazza e più io faccio. Perché ovviamente le due B rosso-nere nel quadro di Sfottò, come loro, tirano fuori le 7 Champions, eccetera. Ragazzi, se dobbiamo parlare dei tempi antichi, insomma, doveva essere il derby 242, invece il derby 238. Dai, sto cercando di entrare in clima derby, perché non è facile, perché devo dire che c'è le cose di Juventus, questi riescono sempre a monopolizzare l'interesse mediatico, non sto parlando dei tifosi, ma ogni volta mi tocca spiegare che chi fa il mio mestiere fa un altro mestiere rispetto a quello del tifoso, deve ovviamente seguire le notizie di giornata, e la notizia di Pogba, Paul Pogba, positivo al testosterone e quindi squalificato per doping, sospeso in via cautelativa, mettetela come volete, c'è un comunicato della Juventus, un atto dovuto, è una notizia che ha messo un po' a soqquadro il mondo del calcio. Sono state ritrovate, leggo perché qua bisogna stare molto attenti, tracce di metaboliti del testosterone dopo la prima gara stagionale della Juventus, vinta tra l'altro dalla Juventus per 3-0 a Udine il 20 agosto. Tra l'altro in quell'occasione Pogba manco aveva giocato, però sapete che i controlli antidoping si fanno a sorpresa alla fine della partita, e il fatto che facciano bene il loro lavoro è testimoniato dal fatto che controlli, successivi controlli, noi lo veniamo a sapere addirittura l'11 settembre. Questa data terribilmente infausta per chi come me, insomma, a New York, dove devo tornare tra poco più di un mese, insomma, sapete, no? Le torri gemelle di ogni 11 settembre da 22 anni a questa parte sono abbastanza sotto shock, non ho tanta voglia di parlare di calcio, anche perché avevo anche degli amici, insomma, lì, vabbè, però non vorrei andare fuori tema, però adesso, al di là di qualche stupidatina che ci possiamo tirare sul derby, che poi crescerà di intensità col trascorrere dei giorni, devo dire che questa cosa di Pogba mi lascia perplesso. Allora, lungi da me, in una vicenda come questa, di mettermi a fare il colpevolista, non ne so nulla. Io una cosa che so è che ogni calciatore oggi, se anche ha un mal di testa, deve chiamare il suo medico sociale, perché ci sono tutta una serie di farmaci, dire dal moment all'attacco, dire che no. Cioè il calciatore ha un mondo suo proprio, perché ci sono un sacco di sostanze, un sacco di medicinali che i calciatori non possono prendere, proprio perché contengono magari, ripeto, delle sostanze che poi se vai a fare il controllo antidoping succede quello che è successo a Pogba. Allora, lungi da me di fare delle valutazioni che non conosco, cioè le faranno altri, ma io penso che la Juventus sia totalmente scevra da qualsiasi responsabilità, ma non sono mica matti, ragazzi. Certo, sono sempre nei premi, succede sempre qualcosa. Non c'è davvero pace tra le voci di vendita della Juventus questa mattina, poi smentite, figuratevi se la famiglia Agnelli, insomma, lascerà mai la Juventus. E questa cosa qui, però, devo dire che hanno monopolizzato questo inizio della settimana derby dal punto di vista mediatico. Poi lo so che tra noi interisti e milanisti continuiamo a prenderci in giro comunque.
Però è una cosa che mi fa sensazione anche perché, francamente, io sulla vicenda Pogba sono sempre stato molto, molto calmo perché, cioè, il ragazzo ha sofferto di depressioni, ha una famiglia che, insomma, tra il fratello avevamo letto qualcosa. Sono tanti i motivi per cui questo ragazzo rischia davvero ogni volta di non tornare più, non solo quello di un tempo, ma quello che deve giocare a pallone. E francamente, non so che dire. Cioè, è una vicenda che mi lascia talmente perplesso che, ripeto, non so assolutamente cosa dire e per questo non dico nulla. Aspetto naturalmente tutti quelli che saranno gli accertamenti che verranno fatti. Mi pare che l'ultimo caso era stato Palomino, dove poi si era dimostrato, insomma, che il giocatore era assolutamente innocente. Quindi io mi auguro, naturalmente, a me piace, ragazzi, parlare di calcio, non andare su queste cose qua. Io non trovo più uno juventino in grado di parlare di calcio da quando è successo tutto quello che è successo. Chiedo scusa, ma suona anche il telefono mentre faccio il video editoriale. Quindi non so davvero che cosa dire su questa vicenda. Intanto auguriamoci che i nazionali dell'Inter tornino sani a casa. Questa è la prima cosa. Dumfries ha messo un altro assist, Aslani ha giocato bene con l'Albania, gli olandesi sono stati i primi a tornare, pian piano rientrano tutti, adesso ci sono gli italiani con Spalletti, chiamati ovviamente a San Siro con l'Ucraina a far dimenticare, insomma, quello che è successo con la Macedonia. Le notizie che arrivano dal Milan sono di giocatori infortunati e accecati, magari ne abbiamo qualcuno anche noi tra Quadrado. Ah, a proposito, volevo dirvi sulla vicenda Sanchez, già che vi aggiorno. Sanchez miracolosamente ha fatto dei nuovi controlli, sapete che aveva questo problema di anemia che è stato assolutamente temporaneo. Beh, Sanchez, da quanto dice il commissario tecnico del Cile Berizzo, è in grado di giocare con la Colombia in quello che potrebbe essere lo scontro fratricida, no? Tra Sanchez e Cuadrado. Poi bisognerà vedere se giocherà. Continua a dire, insomma, che sulla vicenda Sanchez ci capisco sempre poco, ho altri problemi in questo momento, cioè voglio prepararmi bene a questo derby. Speriamo che sia un derby in linea con gli ultimi quattro, sia un altro bellissimo derby in questo 2023, da ricordare naturalmente con grande piacere. Lo score non c'è bisogno che ve lo racconti. Tra l'altro, in un video nei prossimi giorni ho intenzione di farvi vedere le esultanze più belle dei derby nerazzurri. Sarebbe veramente fantastico chiudere l'anno solare 2023 con un'altra vittoria, però naturalmente un conto è parlarne e poi la parola, la vera ultima parola, aspetta ai Camp. Campo che ci ha dato ragione, devo dire esageratamente. Milan stradominato, Milan annichilito sia in Champions League, sia in Supercoppa italiana, sia in campionato in questo 2023. Da parte loro immagino ci sia tanta voglia di rivalsa. Diciamo subito però, per l'una e per l'altra, siamo alla quarta giornata, ragazzi. Comunque andrà a finire, non sarà un derby decisivo, assolutamente. Prepariamoci in questi giorni, anche se la Juventus sta un po' monopolizzando l'attenzione mediatica in questo avvio di settimana. Comunque ci sentiamo prestissimo. Ciao ragazzi, a presto.